Come avrete capito, questa sera sono un po' un pesce fuor d'acqua. Non vi annoierò con i miei soliti discorsi di greco e di latino, quello che faccio tutti i giorni all'università, ma vi vorrei parlare di una passione che io porto avanti in maniera amatoriale. Ora, io ho raccontato qualcosa su di me, raccontatemi voi qualcosa. Partiamo da una domanda molto semplice. Chi tra voi suona uno strumento musicale? Sulle mani? Sulle mani? Non le vedo? Giù? Seconda domanda, più difficile. Chi tra voi suona uno strumento musicale insieme, in un coro, in una banda, in un'orchestra, in un gruppo? Sulle mani? Siamo un po' di meno. Siamo un po' di meno. Come queste persone ben sanno, non è la stessa cosa suonare e suonare insieme. E per farvelo capire ho scelto un esempio molto semplice, quasi banale. Chi conosce la musica riconoscerà subito quelle due righe di pentagramma, è l'inno alla gioia. Chi conosce il tedesco riconoscerà anche le parole di Schiller, che calzano a pennello per la serata, parlano di unità, della gioia che riunisce i fratelli, infatti sono state scelte come inno dell'Europa unita. Ora, a partire da queste due righe di musica che tutti conoscono, da questa melodia famosissima, vorrei provarvi a far capire quanto sia diverso suonare e suonare insieme. Ho scelto degli esempi molto semplici. Come tutti sappiamo, l'Inno alla Gioia è una composizione di Beethoven nella Nona Sinfonia. Tuttavia, poco tempo dopo, Liszt ne produsse una trascrizione per pianoforte. Era una musica troppo bella per evitare di poterla eseguire anche da soli nel salotto di casa, si usava nell'Ottocento. Cosa succede? La trascrizione per pianoforte ovviamente non è la stessa cosa della composizione orchestrale e dal confronto di queste due versioni spero di farvi capire quanto sia diverso per chi ascolta la musica da soli e la musica d'insieme. Per riposare un pochettino la voce vi faccio sentire degli estratti. Questo è quello di Liszt. Poche sorprese, la conoscevamo tutti. Però proviamo ad ascoltare l'originale di Beethoven. Sentiamo la differenza, però il livello finale si raggiunge nella conclusione della sinfonia, quando all'orchestra si aggiunge il coro e quindi abbiamo il confronto perfetto tra una e 100 persone che suonano esattamente la stessa cosa. Insomma, la differenza è chiara. Per chi ascolta, avete sentito quanta potenza di suono in più hanno 100 persone rispetto ad una, ma anche quale possibilità armonica maggiore c'è. 100 persone possono fare almeno 100 note diverse. Un pianoforte, per quanto si sforzi, più di 10 non ne fa. E infine, si potrebbe fare un altro paragone. Insomma, la versione per orchestra è un quadro con colori ad olio, bellissimi, sgargianti. La versione per pianoforte, quando si suona da soli sostanzialmente, è uno schizzo a matita in bianco e nero.
c'è lo stesso rapporto di colori. Ciascuna voce, ciascuno strumento porta il suo contributo, che è insostituibile. Però se abbiamo capito che per chi ascolta la differenza è lampante, forse non tutti sanno quanto sia grande la differenza dall'altra parte per chi suona, quanto sia diverso suonare da soli o suonare insieme. Vi ho portato alcuni esempi. Ci sono delle caratteristiche che chi suona insieme in una band, in un'orchestra o canta in un coro acquisisce quasi immediatamente. Le prime sono legate a esigenze molto, molto pratiche. Serve prontezza, serve perspicacia per capire quale sia il momento giusto per attaccare, quando fermarsi, quando suonare più forte o più piano, quando rallentare per aspettare il compagno o quando andare più veloci per aumentare il ritmo. Però questi accorgimenti pragmatici sono subordinati in generale alla capacità di ascoltare, di ascoltarsi, la capacità di individuare quel sistema di tensioni all'interno del quale inserirsi in maniera armonica, al momento giusto, nel modo giusto. Questo ascolto porta anche alla modestia. Nessuno è solista per tutto il brano quando si suona insieme. La parte del protagonista ce l'hanno un po' tutti a rotazione. E la compagna è una dura necessità, ma va pur fatta perché ci sia armonia. Quindi, suonando insieme si impara anche a rimanere al proprio posto, a rispettare il posto dell'altro. E proprio questo rispetto per l'altro è la caratteristica principale che vorrei sottolineare questa sera, che secondo me si impara in maniera lampante suonando insieme. Vi ho portato un esempio, molto pedestre anche in questo caso, che forse aiuta a fissare questo concetto. Guardate queste due immagini. Io non trovo grande differenza. Quando si suona da soli è come andare per strada senza altre automobili. La mia libertà è autonoma. Sono io di fronte al codice della strada o di fronte alla partitura e devo tirar fuori da quello che è scritto la mia musica. Non ho limitazioni che non siano me stesso e le regole costituite. Quando però mi ritrovo a suonare insieme agli altri, la situazione è molto più simile a un ingorgo stradale, al traffico che si trova nell'ora di punta. E nonostante ci possa essere un vigile urbano, ora non se ne vedono più, in mezzo all'incrocio che provi a gestire la situazione, così come c'è un direttore sul podio dell'orchestra che prova a far andare tutti insieme, la mia libertà non è più autonoma. La mia libertà è subordinata alla libertà degli altri. Devo trovare il punto giusto in questo insieme, armonioso, per inserirmi, tenendo conto di quello che l'altro deve fare, può fare o vorrebbe fare. La mia libertà diventa in funzione della libertà dell'altro. Proprio questo rispetto dell'altro porta a una conoscenza dell'altro. Cosa significa? Per capire qual è il mio momento, devo conoscere il momento dell'altro, devo conoscere che cosa è richiesto all'altro e che cosa può fare l'altro che sta suonando con me. Vi ho riportato una vecchia massima che gira nell'ambito dei musicisti. Le prove sono il momento non per imparare la propria parte, ma quella degli altri. Conoscendo la parte degli altri, io sarò anche in grado di capire qual è il momento di suonare la mia. La conoscenza dell'altro è il grande valore che nasce dal rispetto per lui. E la cosa è reciproca. Conoscendolo, lo si impara a rispettare. Vi parlo molto brevemente dell'esperienza con cui sono entrato all'interno del mondo della musica d'insieme così in profondità. Grazie all'aiuto di alcuni amici, qualche anno fa ho potuto partecipare al laboratorio di musica da camera per Ottoni in California. È un'esperienza a dir poco straordinaria. 80 persone, le più diverse che possiate immaginare per età e per formazione, musicisti professionisti, quasi nessuno, tanti studenti, ma anche persone che suonano per hobby, senza alcun problema. Ci siamo ritrovati lì per 2 settimane a sperimentare. Cosa si intende con questo? Ogni mattina venivano creati dei gruppi nuovi, diversi, dei gruppi cameristici, trii, quartetti, quintetti, gruppi da 7, da 8, fino ai decimini. Ogni giorno diversi, con persone diverse che non si conoscevano tra loro. E accadeva precisamente questo, veniva assegnata della musica che ogni giorno cambiava, degli spartiti da leggere sostanzialmente a prima vista. C'era una giornata di tempo con le prove per preparare un brano, non lunghissimo, insomma 4-5 minuti di musica, da presentare la sera a un piccolo spettacolo. Ogni gruppo presentava il lavoro fatto. È in quella circostanza che ho capito quale sia la difficoltà di imparare a suonare insieme, di ritrovarsi di fronte a persone che vedevo per la prima volta e trovare il punto di incontro per collaborare.
quali sono i vantaggi educativi di ritrovarsi in situazioni come queste, di ritrovarsi di fronte allo spartito con persone che sono sostanzialmente alla mia altezza, tra pari? Si innesca quel procedimento di apprendimento che è in qualche modo alternativo a quello che conosciamo di solito. Noi quando ci immaginiamo un insegnante, immaginiamo una cattedra dalla quale un professore o comunque chi sa insegna a chi non sa. C'è un dislivello, c'è chi sa e c'è chi non sa. Qui invece siamo di fronte a una situazione di apprendimento orizzontale. Siamo grosso modo tutti alla pari di fronte alla partitura. E entrano in gioco tutti quei meccanismi con cui io posso imparare da chi è alla mia stessa altezza, senza un dislivello. Io posso osservare chi è vicino a me, imitarlo se vedo che quel comportamento funziona nell'economia generale. O posso, una volta scoperto un errore, una mancanza, correggerlo senza dislivelli, alla pari, fraternamente. E queste sono tutte strategie che vanno sotto l'etichetta generale di apprendimento orizzontale che io ho ritrovato nel mondo dell'università, nel mondo della scuola, ma che immagino non saranno granché diverse da quelle che dovrò imparare a utilizzare nel mondo del lavoro e in generale nelle relazioni che costelleranno la mia vita. E il laboratorio principale in cui si possono imparare queste strategie sono una delle ricchezze più grandi del nostro territorio. La Vallesina pullula di associazioni musicali, cori, bande musicali, orchestre, gruppi. Sono le fucine in cui si apprendono queste strategie di apprendimento orizzontale. Si apprendono tutte quelle caratteristiche che la musica di insieme insegna. È una ricchezza che non possiamo lasciarci sfuggire. E proprio da questo ambiente delle bande musicali, dei cori, delle orchestre, viene l'ultima massima che vi vorrei lasciare. L'ultima massima è molto semplice, ma forse mette un po' in crisi quello che ho detto finora. Dalle mie parole sembrerà che nella musica d'insieme funziona tutto, basta andare d'accordo, basta essere in sintonia. Non è così semplice. L'armonia è una tensione che si realizza al momento giusto. Infatti, non basta andare d'accordo, non basta produrre sintonia. Bisogna gestire i disaccordi. Nella musica, in base al vecchio principio del contrappunto, esistono canti e controcanti, voci che non si appiattiscono l'una sull'altra, voci irrimediabilmente diverse. Quante volte ci capita nella vita di trovare qualcuno che non la pensa come noi e che non vuol sentir ragioni per cambiare la sua idea? Ecco, la musica d'insieme insegna a tirar fuori l'armonia da questo tipo di situazioni, situazioni in cui la diversità, che non è discordia, può essere armonizzata, può essere condotta a livello di musica sinfonica, di suono insieme. Grazie.